Bruciano ancora i boschi di Bersodemo, un altro incendio questa mattina, non c'entra niente con quello devastante che ha bruciato nelle scorse settimane oltre 200 ettari di bosco, però le squadre si sono attivate prontamente, quelle della Protezione Civile della Comunità Montana di Valle Camonica, insieme anche ai Vigili del Fuoco. Sì, l'allarme è arrivato, è pervenuto verso le 10:30, purtroppo in condizioni di forte vento, come nello scorso episodio. Ci siamo allertati subito, sono accorse subito due squadre dei Vigili del Fuoco da Afro e Brino e poi man mano le nostre squadre antincendio e quindi Arnica, Bersodemo, Malonno, Valle, Sellero e Sonico. Abbiamo cominciato a operare, fortunatamente per ora l'incendio è ancora attivo, ma sembra che si riesca a contenerlo. È stato chiamato comunque il grosso elicottero, l'Erickson di Regione Lombardia, che dovrebbe arrivare a breve e se tutto va bene questo episodio dovrebbe essere meno impattante, meno devastante rispetto al precedente. Fiamme comunque molto più basse rispetto a quelle dell'ultima volta, che hanno fatto un po' temere per alcune cascine e soprattutto per alcuni ambienti della zona industriale. Sì, rispetto allo scorso incendio, che si è diretto subito verso l'alto, questo è rimasto più a bassa quota. Da un lato meglio perché non ha intaccato il bosco sopra, però è molto vicino ai capannoni della zona industriale, al deposito di cippato del consorzio forestale, quindi con sostanze infiammabili in quantità notevole. E questo però da un certo punto di vista ha consentito anche un facile accesso ai luoghi per facilitare lo spegnimento. C'è ancora il sospetto che a provocare questo incendio possano essere state, come si presuppone per l'altro, le linee della media tensione. Sì, l'incendio anche questa volta si è innescato nei pressi di una linea Enel media tensione, ovviamente è assolutamente troppo presto per poter trarre delle conclusioni.